questa mostra ha una doppia funzione, una se necessario di rinsaldare la tradizione aretina per gli aretini, tradizione del saracino per gli aretini, la seconda secondo me ancora più ambiziosa è quella di far sì che il turista che viene in visita nella parte alta della città si incuriosisca e venga a vedere quanto è presente in queste sale, veda il film sul saracino e gli venga voglia di tornare anche in periodo di saracino per vedere la nostra bellissima giostra. Un percorso museale, anche sarebbe il caso di dire un percorso nella storia della giostra del saracino attraverso i suoi abiti storici, quelli utilizzati dal 1956 fino al 1992 e restaurati per l'occasione da ragazzi del liceo Piero della Francesca di Arezzo. I colori della giostra, ecco il percorso espositivo inaugurato a Palazzo dei Priori. Ma in realtà non credo che sarà temporaneo, penso che sarà definitivo, ci sono alcuni cavilli burocratici da risolvere, però questa ghiera è ancora sede di seggio elettorale, ma a breve spero che si riesca a modificare, quindi il percorso dovrebbe essere definitivo e ampliato. E quindi andremo avanti, incentiveremo ancora di più la fruizione di questi ambienti, coronandoli con ancora più materiale della giostra, dei costumi, questi qui sono i vecchi costumi del Novarese, ma credo che ci saranno ancora tanti materiali da mettere dentro. Un grazie va ovviamente a chi sta intorno a me, che nell'anno corrente ha restaurato i costumi che vedete, grazie anche alla dottoressa Folli che ha coordinato i lavori. È un lavoro di grande prestigio, i costumi sono meravigliosi, sono i più belli in assoluto secondo il mio modesto punto di vista, era giusto valorizzarli. Che tipo di intervento avete fatto? Più che altro abbiamo cercato di bloccare il tempo, cercare di non farlo degradare ancora di più, quindi abbiamo applicato dei tessuti sotto, fermandoli col cucito, con le resine, cercando proprio di bloccare, cioè a quel momento in cui siamo intervenuti. Io invece ho restaurato il vestito del cavaliere di casata degli Apolloni, che è quello là di Porta Santo Spirito, e anche in questo caso c'è stato da fermare un po' il degrado dovuto appunto dal tempo e dalle usure varie degli anni che hanno portato al fatto che si degradasse. La nostra scuola collabora con la città proprio perché non si perda niente. In questo caso degli abiti importanti, grazie a un corso di restauro svolto da un'esperta all'interno della nostra scuola con le nostre ragazze, hanno permesso alla storia di essere presente qui e di valorizzare la nostra bella città.